Il big match del Pan tra il San Venanzo e l'Agriturno è una prova di forza dei padroni di casa per legittimare il primato in classifica. Il tutto inizia con un minuto di silenzio di cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Busti. Per l'Associazione Sportiva San Venanzo è stato giocatore, dirigente e presidente con 25 anni di militanza. La cronaca all'ottavo, buona occasione per il San Venanzo che con Cavalletti va vicino al gol dopo un bello scambio con Cacciamano in area. Il numero 10 sanvenanzese va a terra nel momento del tiro e scattano così le proteste dei padroni di casa. Ancora Cavalletti alla minuto 11, prova un diagonale sulla destra dopo il pallone ben servito in orizzontale, ancora da cacciamano, ma la mira è da aggiustare. Il San Sanvenanzese insiste al quindicesimo: collezione il primo calcio d'angolo battuto da De Dominicis, sul quale Polpetta sbaglia il tempo e sfuma così una buona occasione. La Clidurno reagisce alla minuto 22 con Calamita che raccoglie una verticalizzazione a tu per tu con Taddei, Sbaglia però la conclusione. La grossa occasione per i padroni di casa al 25 la collezione Saravalle per cacciamano che da due passi vede Cimarelli trasformarsi in bazinga e deviare la sfera in angolo. Una bella gara con capovolcimenti di fronte, ma il San Venanzo a creare i maggiori pericoli, come alla 31esimo quando Saravalle serve al centro De Dominicis che spara a botta sicura con il pallone che sibila alla destra di Cimarelli e va sul fondo. Risponde al 33esimo Lacriduno con Scarabottini che, dopo un batte e ribatti, ha la palla buona sui piedi, ma si vede scaraventare la palla in angolo di petto da Di Croce. La formazione di Giusti risponde al minuto 42 con Cariota, il quale si libera di due avversari, si accentra e prova a esplodere il sinistro che Taddei blocca senza. Senza problemi. Si va al riposo sullo 0 a 0. Gara che anche nella ripresa appare viva e su di giri con i padroni di casa che hanno la meglio al diciottesimo, quando da un perfetto calcio d'angolo battuto da Cavalletti per l'incornata in solitaria di Di Croce che inzacca alla sinistra di Cimarelli. Al venticinquesimo, sull'ennesima azione dei locali, Scarabottini atterra cacciamano in area e il direttore di gara non ha dubbi e decreta il calcio di rigore. Dagli 11 metri va lo stesso Cacciamano che spiazza Cimarelli per il 2 a 0. Il San Venanzo a questo punto ha il pieno controllo della gara e lo si vede al 43 quando Liorni prova i riflessi di Cimarelli costretto al calcio d'angolo. Dalla bandierina va Cavalletti che la mette sul mancino di Liorni che con un piattone lo scarica in rete per il 3 a 0. Sì, ma è stata una bellissima partita, prestazione importante della mia squadra e comunque che fa seguito anche a quelle che stiamo facendo ultimamente. Il secondo tempo sì, diciamo che anche il primo abbiamo fatto bene, purtroppo non siamo riusciti a segnare, però eh, devo dire che niente, vittoria meritata. Sì, in effetti il primo tempo abbiamo avuto più occasioni rispetto alla ripresa. Eh, questa partita è stata decisa agli episodi, specialmente sul primo gol dove abbiamo regalato un calcio d'angolo. Il secondo, un rigore che visto la panchina, secondo me poi non c'era, non inesistente.